Boker Tov. La parasha di questa settimana inizia con la parola Vayetze, è uscito, e ci invia un messaggio forte di questa lettura. Questa è una riflessione. Giacobbe uscì da Beersheba e andò a Harana. Così è scritto in Bereshit, Genesi, capitolo 28, versetto 10. Affinché Giacobbe diventasse il patriarca del popolo ebraico, dovette uscire, lasciare il porto di una vita insulare, così come le comodità materiali e spirituali della sua casa, e affrontare le sfide di un mondo ostile. Giacobbe lascia l'idilio spirituale di Beersheba, in terra di Israele, per recarsi a Harana. Beersheba significa letteralmente il pozzo dei sette e si riferisce metaforicamente ai sette attributi divini dell'anima. Harana significa letteralmente ira ed era un luogo di bugie, di inganni, di lotte e di manipolazioni. Nella terra materialista e controversa di Haran, Giacobbe sposa e genera le tribù di Israele. Il viaggio di Giacobbe riflette il viaggio di tutte le nostre vite. L'anima di un neonato piange amaramente mentre discende dalla sua accogliente dimora spirituale per affrontare un mondo duro e combattivo, antagonista di tutte le cose che l'anima conosceva, amava e da cui era confortata. Eppure, nell'affrontare le tante sfide e nel rimanere forte ai suoi valori, l'anima trova la sua missione e la sua ragion d'essere. In direzione di Haran, Harana, è indicato dalla lettera ebraica He, suffissa alla parola Haran o Harana. He è la seconda lettera del tetragramma, il nome di Dio attraverso il quale Dio ha creato il nostro mondo fisico. Non importa in quale città o paese viviamo attualmente, siamo tutti cittadini di Haran. Ogni giorno affrontiamo le sfide della nostra vita Haran. E per questo, e per quanto desideriamo proteggere noi stessi e i nostri figli dalle devastazioni del nostro mondo, è proprio qui che ognuno di noi realizza lo scopo per il quale il nostro mondo è stato creato, per contribuire a rendere il nostro mondo un posto migliore, una casa, una dimora e un rifugio per Dio. Da Chabad Editors Not, a cura di Nahar Israel Milano Chabad House nel Castello, dedicato al ricordo di Arav Shalom Ben David di benedetta memoria. Shaliach mandato da Lubavitcher Rebbe, Rav Shalom fu da giovane rabbino al servizio della Kashrut nella comunità di Milano dal 1964. Nella sua corrispondenza con il Rebbe, Rav Shalom ha eseguito la richiesta del Rebbe di fondare un'istituzione di Torah e Avodah, studio di Torah e preghiera. Rav Shalom ha fondato Nahar Israel Milano dal 1996. Amato marito, padre e nonno, studioso, maestro, insegnante e amico, le buone azioni della sua famiglia perpetuano l'eredità della sua vita bella e appagante su questa terra. Grazie.